Corsacchi chiamati anche ariste sono i semi delle graminacee selvatiche, nello specifico di orzo e arena selvatici. Si tratta di spighe davvero molto piccole che, a causa della loro forma appuntita e del rugosa, si imbrigliano tra i peli del cane. Nei casi più gravi si insidiano nella cute, provocando infezioni anche abbastanza serie. A causa della loro conformazione uncinata, le ariste rappresentano davvero un rischio per i cani. Come già detto, la forma lanceolata consente loro di impigliarsi tra la peluria dell'animale che durante la cerca può inavvertitamente spianare la strada ai forasacchi e consentire loro di penetrare nell'epidermide e in diverse aree del corpo come gola, orecchie e occhi, e ovviamente il naso una volta addentratisi nella cute causano un'infezione più o meno grave che si manifesta con arrossamento e prurito, i quali possono a loro volta degenerare in pus, edema gonfiore e forte. Dolore. Se il forasacco si introduce in gola, naso, orecchie, occhi e zampe, i segnali sono altri. Gola. Nel cane inizieranno ad insorgere improvvise crisi di tosse. Naso. Ad avvisarci sarà il suo continuo starnutire, talvolta anche per 10 a 15 minuti consecutivi. Orecchie. L'animale tenderà a grattarsi continuamente e tenere la testa inclinata verso il lato dolente. Occhi. Il cane soffrirà di una intensa lacrimazione e gli occhi diverranno gonfi e arrossati. Zampe. Il forasacco penetrato nelle zampe lo farà zoppicare e gli darà forte dolore. Nel caso abbiate una o più delle suddette avvisaglie, è necessario correre subito dal veterinario per evitare conseguenze peggiori per l'inoltramento del forasacco. Per prevenirli è bene non attraversare i campi che ne sono infestati e mettere la museruola durante l'uscita a tartufi,